Tantissimo entusiasmo a Castel di Sangro, al Palazzetto dello Sport, per la conferenza stampa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Si è parlato naturalmente di calcio, è stato anche consegnato il francobollo celebrativo della vittoria dello scudetto. Molto bello il siparietto tra il presidente Marsilio e il presidente De Laurentiis sul palco. Prossimo anno voglio la Coppa della Champions in Abruzzo, ha detto Marsilio. La risposta di De Laurentiis la potete ascoltare. Non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando tu dici la Champions è tutta una questione di fortuna. A me gli è rimasta qui che avete perso col Milan. È rimasta qui. A me figurati, quel 4-0 di Napoli-Milan non mi è rimasto qui, mi è rimasto non posso dirti dove. Grande presidente! Competizione con le altre regioni. E quindi se in Trentino sono venuti in 80.000, qui speriamo che vengano in 150.000. Va bene? Quindi arrivai qui e scoprì che qui in fondo a 100 e più chilometri da Roma, a un'ora e un quarto da Roma e a un'ora e un quarto da Napoli, c'era tutto questo ben di Dio. E quindi abbiamo fatto questo accordo che ci vede qui legati per ben 12 anni, di cui ne abbiamo già consumati 3, questo è il quarto anno, quindi ne rimangono altri 8. E quindi io ringrazio sempre Marsilio che ha avuto questa vision, perché non era facile durante il Covid prendersi questa responsabilità. Entusiasmo, festa, la Coppa dello Scudetto al Palasport di Castel di Sangro, il Napoli che torna in Abruzzo, presidente Marsilio. E possiamo dire con orgoglio che l'Abruzzo è la terra dove si allenano i campioni, era una cosa importante per il nostro territorio. Credo che la presenza così massiccia di tifosi stia davvero arricchendo l'Abruzzo, con l'entusiasmo, l'allegria, c'è il tutto esaurito in ogni struttura ricettiva, i ristoranti, insomma. È davvero una bella stagione, la vittoria del Napoli ha dato entusiasmo, ha portato ulteriore presenze, ma quest'anno prima del Napoli e insieme al Napoli hanno altre squadre di Serie A, di Serie B, Salernitana, Bari e molte altre hanno manifestato interesse, non c'è stato posto per tutte, hanno cercato l'Abruzzo come luogo per il loro ritiro estivo. Lei cosa risponde alle polemiche che sono polemiche politiche sull'investimento fatto, i soldi spesi per il Napoli in Abruzzo? Che intanto lo ha certificato la Corte dei Conti, che i soldi che rientrano sono molti di più di quelli che spendiamo. Poi io non so perché la madre degli scemi debba essere sempre per forza incinta. In epoca di denatalità spererei che insomma questo flagello colpisse quella categoria, però appunto basta venire qui, aprire gli occhi, guardare, chiedere e vedere i risultati. Assessore allo sport Quaglieri, Napoli in Abruzzo, Napoli a Castel di Sangro con tantissimo entusiasmo. Beh, l'entusiasmo è osmotico qui, perché è fantastica, una giornata molto bella, piacevole, vedere tutte queste persone che sono qui, che fanno la fila per vedere il trofeo, è veramente un'iniezione di vita e di allegria. Sindaco Caruso, Napoli a Castel di Sangro, tantissimo entusiasmo, tantissimi tifosi e alle nostre spalle anche una chicca, la Coppa dello Scudetto. Sì, è un trofeo atteso oltre 30 anni, lo sappiamo bene, ma conquistato col cuore di tutta la comunità partenopea, conquistato anche con il contributo di Castel di Sangro, dell'Abruzzo intero, conquistato con quella voglia di riscatto che c'è stata da parte di tutto il meridione. Questo è lo scudetto del Sud Italia ed è uno scudetto che tutto sommato ha dato anche ragione alle scelte fatte dalla nostra città e dall'Abruzzo.